Buonasera a tutti, stasera ci divertiamo un po', ci divertiamo un po'. Come un bel risotto con asparagi selvatici, guanciale di papà, caciocavallo alpino, riso bialone nano, vino per sfumare, vino bianco, olio extravergine d'oliva. In padella facciamo soffriggere un po' la cipolla e appena vediamo rosolarla il guanciale di papà, tagliato a cubetti piccolo piccolo. Non appena rosoli un po', andiamo a mettere i nostri asparagi appena appena tagliati piccoli, ma non bollentare, mai bollentare gli asparagi selvatici. Rosoliamo un minuto senza il sale, perché ci prendiamo tutto il sapido, il sapore del guanciale. Andiamo a tostare il riso. Allora, il riso è tostato e andiamo a sfumarlo con questo bel piano del cilento. Lasciamo sfumare. Ok, appena il vino è evaporato, cominciamo man mano a mettere il nostro brodo vegetale. Facciamo a prendere un piano, abbassiamo ovviamente la fiamma e via. Mettiamo il timer, i grandi chef, i miei soci non avranno bisogno di timer, ma io sono le prime armi. Ok, adesso siamo arrivati al termine, spegniamo tutto e aggiungiamo i grassi. Questo è il caciocavallo alpino e semplicemente una noce di burro, perché gli asparagi sono leggermente amari, un po' lo mettiamo per amalgamare, un po' lo mettiamo per addolcire gli asparagi selvatici. La grande importanza di questo finale è fatto, chiudere e lo lasciamo. Allora, sono trascorsi i 2 minuti, i grassi leggermente stanno scendendo giù e lo andiamo, proviamo ad amalgamarlo un po'. Così creiamo l'effetto onda. Ok, ci siamo. In abbinamento a questo piatto delicato, un bel vino delicato, vino grigio.